carta d'identità elettronica, Comune di Desenzano, ancora fra i primi comuni, almeno dell'area benacense, l'area gardesana, a introdurre questa novità, tra l'altro imposta anche per legge. Quindi i cittadini da oggi in avanti dovranno adempiere alcune formalità, ma ci sarà questa possibilità di avere una nuova carta d'identità. Guido Maniveno, sindaco di Desenzano, oggi ha presentato questo evento. Tra l'altro mi dicevano che Desenzano ha già espletato una novantina di pratiche di nuove carte. Sì, in effetti, devo prima di dire quanto pensa il sindaco di questa nuova carta d'identità elettronica, ringraziare l'assessore Formentini, che è anche assessore all'innovazione, per questo aspetto che è molto importante per noi, l'impegno che ci ha messo, ma in particolare gli uffici del comune che si sono impegnati e oggi erano qui rappresentati dal dottor Fontana e dalla signora Scalambro. Ritengo, come ho detto prima ai giornalisti, che sia uno strumento per la sicurezza, perché i dati che sono contenuti sono dati che debbono essere conosciuti per sapere in tutto il territorio nazionale i nostri residenti, ma che sono cittadini italiani, siano nettamente riconosciuti. Aggiungo che siccome è un documento come la carta, come la patente, la tessera sanitaria ed altro, è rilasciato da un ente superiore al comune, che è il Ministero, ha una valenza molto più ampia. È sicuramente un elemento di grande identificazione, ha meno problemi dal punto di vista anche della gestione fisica del documento, è difficilmente ovviamente duplicabile, è un documento che contiene tutti gli interessi, che contiene tutti i dati che servono, possono essere controllati in futuro anche immediatamente, anche immagino come sarà credo le forze dell'ordine, per cui è un sacrificio, diciamo dal punto di vista strettamente economico, per una differenza che va da 5 euro a 21,95, ma ovviamente già il fatto del materiale con cui è fatto e della durata che può avere il materiale stesso, ovviamente sono costi che non vanno in carico al comune, non vanno a favore del comune ma vanno a favore dell'ente che ha rilasciato, che è il Ministero. Sindaco, alle nostre spalle c'è un dipinto con il Lungolago, proprio stamattina ha dato notizia di una novità per quanto riguarda i lavori. Non si vede perché è stato fatto prima. Con grande un po' sofferenza, perché quando si tratta di ripristinare luoghi che sono oggetto di pericolo è sempre molto fastidioso, però dopo un'attenta valutazione anche con i tecnici che si stanno occupando per conto dell'autorità di bacino del ripristino, abbiamo valutato che un senso unico alternato, visto lo stato dei luoghi per i 40 metri dove è venuto il crollo, sia possibile, alle condizioni attuali, ripristinare a senso unico alternato il Lungolago. Non creerà particolari code, perché essendo 40 metri soltanto il blocco, il tempo di percorrenza morto tra l'inizio e la fine del semaforo rosso o verde non consente di avere un accumulo di veicoli. Crediamo che dopo tutte le lamentele che abbiamo fatto, il grande carico di traffico in via Marconi, fosse, verificate le condizioni di sicurezza, un atto dovuto, per cui il sindaco ovviamente provvederà a fare l'ordinanza appena in questi giorni avremo pronti i dispositivi fisici dei semafori, penso o mercoledì o giovedì mattina ripristineremo il senso unico alternato in modo da scaricare dal grande traffico che c'è nella parte alta della città.